Umberto Eusepi, attaccante della Juve Stabia, ex attaccante anche dell'Avellino, ha lasciato un ottimo ricordo proprio in biancoverde. Come va Umberto? Direi benissimo, quando ci sono queste manifestazioni dopo questo periodo che abbiamo attraversato e stiamo attraversando è sempre un piacere, ecco. Quindi sono molto, molto orgoglioso di essere qua. Tra l'altro lui è premiato per l'anno scorso, ma quest'anno sta alla grande. Con l'Alessandria vestibile, la maglia dell'Alessandria, l'hai portata, ovviamente gli hai dato permesso appunto di fare questa grandissima promozione, però ti ritrovi a Castellammare di Stabia quest'anno. Come sta andando e come ti trovi qua proprio nella Juve Stabia? Qui mi trovo molto bene. Ho avuto un piccolo incidente di percorso la prima giornata che purtroppo mi è uscita la spalla, quindi con l'Avellino, tra l'altro. Contro l'Avellino sono stato circa un mese fermo, però ecco, adesso mi sto riprendendo bene, la forma sta tornando, quindi la squadra sta andando bene, ci sono i presupposti per fare un'ottima annata. Ventiveglia in grandissima forma, che ne pensi? Non lo voglio dire troppo forte perché per me quelli dietro che giocano quei tre, io li chiamo i tre nanetti, quindi devono stare tranquilli, stanno facendo bene e speriamo che ci danno una grande mano perché hanno delle ottime potenzialità. Sono veramente, hanno dei margini di miglioramento incredibili. Ecco Alberto, volevo chiederti, visto che l'hai affrontata l'Avellino, che impressione ti ha fatto e che campionato è in generale questo girone C? Ma l'Avellino secondo me, se non è la squadra più forte, è lì vicino, se la gioca secondo me con il Bari, è una squadra quadrata, una squadra forte, ho molti compagni con cui ho giocato e è una squadra che non vorresti incontrare, ecco, perché è una squadra comunque come il suo allenatore e niente. Noi ci giocheremo tra tre partite e mi voglio prendere una piccola rivincita perché lì è durata veramente poco, 20 minuti sono dovuto uscire, però ecco, gli faccio un grosso in bocca al lupo perché ho un ottimo ricordo di Avellino e quindi va bene, spero che facciamo una grande partita.